Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro contenitore preserale pomeriggio con TV 2.0. Oggi siamo arrivati a giovedì 6 dicembre, quindi torniamo come ormai consuetudine nella puntata del giovedì ad occuparci del mondo dell'editoria indipendente e stiamo per scoprire un libro davvero interessante che peraltro ci riguarda molto da vicino perché l'autore di questo libro è un personaggio, così lo vogliamo definire, che ha un grande peso ma anche un grande seguito nella nostra provincia, nella provincia di Rieti, e quindi è un doppio piacere averlo ospite qui da noi. E come sempre a raccontarci tutto di questa fatica letteraria c'è la mia ormai ospite graditissima e consueta Cristina Lattaro, alla quale do il benvenuto. Grazie, buon pomeriggio Sonia, Cristina. Buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Allora, oggi sì. Mi hai preparato un libro davvero interessante. Sì, è un libro veramente interessante, è di Thomas Young Kleboski, eccolo qui, si chiama Orizzonti che si incontrano. Non è un libro di narrativa diciamo comune, è piuttosto una via di mezzo, è un saggio, possiamo definirlo un po' più propriamente, ed è un libro edito da Paolo Emilio Persiani, quindi una bella casa editrice indipendente, però ha già un buon spessore. Tomasz, dobbiamo pronunciarlo in modo giusto, sebbene lui a volte si chiama Tommaso quando si interroga, quindi insomma alla fine mi perdonerà, è il parroco di Grotti ed è una persona estremamente affabile, oltre che uno scrittore molto noto in Polonia, che è la sua nazione di appartenenza vera e propria, il nostro adozione, dove è noto anche e soprattutto per aver scritto molti volumi di poesie, anche un trattato su Papa Giovanni Paolo II, perché appunto essendo parroco e sacerdote ha quindi anche esplorato questo aspetto. Il libro che di questo pomeriggio è un libro che parla quindi della tematica dell'incontro nelle sue varie accezioni, quindi non soltanto religiosa ma anche filosofica, poetica, quindi lo individua sotto tutti i punti di vista e lo fa da un'ottica particolare, prendendo gli scritti di un giornalista molto famoso polacco, e questo qui il nome di... Non è semplicissimo, ci perdonerete se magari la pronuncia non sarà perfetta, ma se c'è il collegamento d'altronde... poi con Tomasz ce lo dice lui. Comunque Ryszard Kapuściński. Sì. Quindi lui analizza la tematica dell'incontro sotto dal punto di vista degli scritti di questo reporter famosissimo polacco, insomma. E l'altra caratteristica, oltre ovviamente il contenuto del libro, che poi vedremo in maggiore dettaglio, è l'introduzione di Enzo Bianchi, che è un famosissimo economista che poi ha deciso di darsi alla vita monastica, quindi si fa chiamare Fra Enzo Bianchi, quindi ha dato luogo ha fondato proprio una comunità con largo seguito, con altri uomini anche che avevano già una loro vita mondana, notevole. Quindi è un libro molto ricco, è ricco per quello che ci ha infuso dentro l'autore, è ricco per il punto di vista che ha adottato l'autore, quello di questo reporter, ed è ricco anche per la presentazione che ha fatto Enzo Bianchi. Vogliamo leggere un brano, così entriamo nello spirito? Esatto, il modo migliore per del libro è sempre quello di andare a leggere qualche parte. So che poi i nostri telespettatori lo sanno, piace tanto ad entrambe, a te particolarmente, di leggerci dei passi, quindi io come sempre con piacere ascolto quello che ci racconterai tra poco. Allora, la prima parte è proprio un brano della presentazione fatto da Enzo Bianchi, e ci dice: un uomo partecipe dell'umanità, parla ovviamente del reporter, una persona che non ha mai smesso di porsi le perenni domande esistenziali: chi siamo, perché viviamo, com'è il mondo, da dove veniamo, dove andiamo, e che lo ha sempre fatto cercando di liberarsi dai luoghi comuni e di assumere lo sguardo dell'altro, o meglio ancora di modificare il proprio sguardo in base a quanto coglieva nello sguardo dell'altro.
Per questo la categoria dell'incontro è fondamentale per cogliere in tutta la sua ricchezza e profondità l'opera di Kapuscinski, il lavoro di una vita che non è mai stato solo quello del reporter, del corrispondente di guerra, dello scrittore, ma che giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio, incontro dopo incontro, si è confermato essere quello di creare relazioni tra le persone, di mettere in dialogo i protagonisti di vicende storiche, vittime e carnefici di guerra, uomini di potere e paladini della libertà, anziani, bambini, donne e uomini qualunque. Quindi di metterlo in relazione con i lettori. La curiosità del giornalista diventa così passione dell'uomo per l'uomo, partecipazione alla comune umanità, rilettura del senso della propria e dell'altrui vita. Quindi questo è un brano della presentazione, quindi è molto pregnante, ci dà già una prima fotografia del contenuto. Assolutamente, ci sono peraltro degli spunti importanti, perché si parla di incontro, si parla di persone che si interfacciano, di scambi di esperienze, quindi si capisce molto di quello che sarà il succo del discorso. Ma magari, Cristina, se tu sei d'accordo, visto che ci dicono che dovrebbe già essere in collegamento con noi l'autore di questo libro così interessante, io direi di chiedere direttamente a lui se può darci informazioni ancora più dettagliate. Dovremmo infatti essere in collegamento con Thomas Klebonski, che è l'autore di Orizzonti che si incontrano. Intanto la saluto, la ringrazio e buonasera e benvenuto in questo nostro spazio. Non so se ancora il collegamento è stato attivato nella maniera opportuna, se ci riesce a sentire, perché noi abbiamo un ritorno di audio, quindi con molta probabilità lui ci sente e noi ancora non riusciamo a sentirlo. Buonasera. Buonasera. Ecco, adesso ci siamo. Intanto grazie per essere intervenuto in diretta qui nel nostro pomeriggio con TV 2.0. Grazie davvero, perché insomma noi abbiamo piacere di settimana in settimana di intervistare gli autori dei libri che andiamo a presentare, proprio perché questo diventa il modo per raccontare nel dettaglio il vostro lavoro, ma anche per raccontarvi, perché soprattutto nel suo caso raccontare di lei credo che sia insomma una cosa interessante. Cristina poco fa ci ha descritto appunto un po' di quelle che sono le sue attività e i suoi interessi. So che ne ha tantissimi e so che peraltro nella nostra provincia è proprio conosciuto per la sua attività poliedrica. Non so che significa essere conosciuto, certamente guardando il servizio che faccio, che ce l'ho tante parrocchie come il pastore, cioè il prete, sono abbastanza conosciuto, almeno nel Cicolano Basso. Certo, ma è anche molto apprezzato, perché noi che insomma abitiamo in questa provincia, io che faccio questo mestiere sento parlare molto spesso e lei viene citato anche dai più giovani come un esempio, come insomma un esempio da seguire nel sia dal punto di vista chiaramente di modello religioso, ma anche proprio come persona piena di interessi, piena di vita, quindi un bel modello anche per i più giovani, no? Questo gliel'avranno detto giovani, sicuramente. Sì, io sono sempre con i giovani perché anche mi sento giovane, ecco. Sei giovane, Thomas. Perché il tempo passa. 38 anni, dai. Beh, 38 anni è giovanissimo, io credo che possiamo tranquillamente definirla giovane, anche perché insomma anche noi altrimenti sembreremmo non più giovanissime, e quindi giovane. Automaticamente lei diventa giovane, ce lo consenta, proprio per un discorso anagrafico che ci può accomunare. Egoistico. In qualche modo. Allora, abbiamo parlato proprio di questo rapporto particolare che ha con la sua comunità di riferimento, e proprio questo rapporto importante è un po' quello che lei vuole testimoniare in questo libro. Quanto è importante il valore dell'incontro, che è un po' la chiave di volta del suo libro, l'incontro con l'altro? La realtà dell'incontro è, mi sembra che una questione essenziale per ogni uomo. Non dipende dalla religione, dalla razza, eccetera, eccetera, perché attraverso l'incontro noi siamo più umani, e questo mi sembra che è lo scopo della vita di ognuno di noi, essere più umano.
Certo, assolutamente. Tra l'altro è un tema di stringente attualità, no? Perché di giorno in giorno anche nei telegiornali sentiamo parlare di guerre, di conflitti, il conflitto peraltro che c'è in Medio Oriente è ancora a testimonianza di quanto la capacità di incontrarci e di riconoscere l'altro sia un tema attuale che a quanto pare non trova una risoluzione. Quale può essere secondo lei il messaggio che questo libro può testimoniare anche proprio in vista di quella che è la situazione che ci circonda, quindi il rapporto che noi dovremmo avere con colui che è diverso da noi? Nel libro in modo sistematico anche ho scritto che possiamo prendere tre posizioni verso l'altro. Come prima lo possiamo trattare come nemico, cioè dobbiamo trattare con un'aggressione propria, con l'odio, eccetera, eccetera, che tante volte viene anche per la colpa nostra di non conoscenza dell'altro. Per questo si nasce la paura. La paura poi attiva l'aggressività, l'aggressione. Poi c'è un'altra posizione, ci possiamo anche per causa di paura chiudere le nostre frontiere, frontiere anche del cuore, no? Guardando così in modo profondo. E poi c'è un'altra posizione che io confermo anche su base delle opere di Richard Kapuscinski, un grande pensatore e scrittore, che l'uomo si può aprire trattando l'altro come anche la sorgente della ricchezza che può ricevere nel contatto con l'altro. Quindi la chiave diventa un po' questo rapporto di dare e avere, no? Che dovrebbe crearsi nella misura in cui la diversità diventa arricchimento, è un po' questo? Sì, questo per noi è arricchimento, ma senza dubbio, basta aprire almeno un po' per trovare diversità, ma l'alterità dell'altro, qualcosa buono anche per noi. Certo. E poi questo funziona anche in un'altra parte, perché noi dobbiamo stare per l'altro come un dono, che lui attraverso il contatto con noi scopre di nuovo la bellezza della vita, il profondo della vita. Certo, è un po' una rilettura, non so se ho saputo cogliere correttamente il messaggio, vuole essere un po' una rilettura in chiave positivista di quello che era il messaggio del quale aveva parlato Heidegger nei suoi scritti, no? Quindi una conoscenza dell'altro che però anziché sfociare nel sentimento dell'angoscia si tramuta in qualcosa di molto più positivo. Sì. Certamente, che anche questo parafrasando questo pensiero di Martin Heidegger, io penso che si può dire invece che siamo esseri in cammino verso l'incontro. Questo è che anche morte, ho scritto, no? Nella copertina. Certo, sì, certo. Heidegger ha confermato che siamo gli esseri che camminano verso la morte. È vero, perché ognuno di noi, certo, morirà in un giorno. Ma poi mi sembra che il senso profondo e lo scopo non è la morte, anzi non è lo scopo del cammino, ma il cammino stesso. E certo, può arricchire la nostra esistenza fino ad arrivare al punto della pienezza di questo incontro che per me, per i credenti, sarà l'incontro con Dio. Quindi è praticamente una progettualità in divenire che non ha mai fine, ma che dobbiamo leggere sempre in chiave di arricchimento, no? Quella che lei, un messaggio, certo, positivo. Cioè, il cammino è come lo scopo anche della vita, cioè un movimento, possiamo dire così. Anche. Certo, no, veramente un bel messaggio, mi ha colpito molto la positività che sottende a questo libro, che credo sia, ripeto, in un momento del genere di difficoltà e anche di intolleranza, insomma, ne sentiamo davvero ogni giorno di cose negative, di problematiche inerenti proprio all'incontro con l'altro, e quindi un messaggio del genere è sicuramente quanto di meglio ci possa essere per la nostra comunità e per la nostra società. Peraltro mi permetto anche di dire questo, so che lei conosce profondamente il messaggio che ci ha lasciato Papa Giovanni Paolo II, c'è molto, no, di questo anche nei suoi scritti e anche nella sua vita vissuta. Giovanni Paolo II anche per noi è un uomo illustre,
anche l'uomo dell'incontro. Non dico che questi gesti spettacolari come l'incontro con le altre religioni, ma specialmente lui ha incontrato non è soltanto anche le folle, ma un uomo singolare, una persona. E così si sperimentava quando io ce l'avevo questa fortuna di avvicinarsi a lui, di scambiare le parole direttamente. Per lui non esisteva la folla, non guardava oltre la persona che stava davanti a lui. Proprio guardava negli occhi, si vedeva l'incontro, perché lui si interessava di propria persona, della sua vita. Almeno per un momento, perché dedicava qualche minuto, ma si vedeva un grande rispetto. Certo. E questo sicuramente avrà influenzato in un poco la sua attività. Tra l'altro so anche che ha scritto proprio un libro su Giovanni Paolo II, quindi immagino che ci sia proprio un riconoscimento totale di quello che è stato il suo messaggio. Sì, era uno dei... perché ce ne sono tanti, non si parla in TV perché non è tanto popolare, meglio dire questi esempi della chiusura o dell'aggressione, ma ci sono gli uomini che pensano profondamente dell'incontro, certo. E li incontrano gli altri in ma modo positivo. Ma come vede qui a RLTV ne parliamo e come, ci piace dare proprio un messaggio diverso e quindi siamo peraltro anche molto felici, no Cristina, certo. di fare questo, di essere un po' una voce fuori dal coro rispetto a quanto si dice solitamente. Un'altra domanda, so che oltre a tutto quello che è il suo impegno, quindi il suo sacerdozio, gli studi di teologia eccetera, c'è anche una passione che risale alla gioventù, la passione per la chitarra, so che è un esperto musicista. Esperto dire troppo. Mi hanno detto questo. Suono con la chitarra. Sì, io ho cresciuto con la chitarra in mano, possiamo dire così, come un giovanotto che suonava rock, entrato in questo ambiente di grandi maestri di rock. Fino ad oggi conosco tanti gruppi in Polonia che suonano questa musica e mi piace fino ad oggi, sono anche aperto con la musica perché attraverso la musica anche un'occasione di aprirsi per certo. un altro, no? Certo. Certo. Sì, suono, anche suono è un modo di trovare contatto con l'altro. Assolutamente. Tante volte mi aiuta anche. Assolutamente, anche immagino anche con i giovani, no? Per entrare in comunicazione con i giovani sia un ottimo modo per solidarizzare con loro, no? Per riuscire ad interessarli in qualche modo. Certamente, che è un aiuto, non uso precisamente con una premeditazione come lo strumento di evangelizzare eccetera certo. eccetera, ma come dico che è un suono proprio, nascono attraverso il suono i sentimenti, sì. La nostra vita è così che è anche un po' sentimentale e deve stare così, non è tutta certamente. Ma anche questo aiuta, no, per conoscere l'altro, per conoscere certo. meglio il mondo, perché il messaggio che accompagna la musica mi sembra viene accolto più dolce. Ecco. Certo, indubbiamente. Ecco, a parte la musica so che ha anche un'altra passione, quindi questa sua poliedricità negli interessi si manifesta anche con un altro interesse particolare, so che ha una vera e propria passione per il Messico, come mai questo legame particolare? In Messico io sono andato proprio anche facendo ricerca per questo libro, un motivo, ma poi c'è un altro perché ce l'ho un amico sacerdote messicano, è una persona veramente molto brava e attraverso di questo mi sono preparato, sono stato 3 o 4 volte, ogni volta per un mese, cioè è abbastanza e non si può diminuire questo paese, cioè è peccato diminuire la bellezza, no? Che si nasce anche della conoscenza profonda, un paese soltanto da questi alcuni elementi popolari del paese che conosciamo, cioè i mariachi, tequila, sì. il calendario Maya, queste piramide degli Aztechi, Riviera Maya, Cancun eccetera eccetera, ma anche un paese con la storia, con una cultura bellissima e l'arte incredibile. Certo. Cioè, possiamo pensare che conosciamo che sono i Maya, Aztechi, sì. ma ci sono le culture anche altre molto interessanti, Olmechi,
poi sono toltechi, eccetera, eccetera. Poi, non so, è un tema grandissimo, i poeti, Suor Juana Inés de la Cruz, i quadri di Frida Kahlo, belli murali di Diego Rivera, incredibile. Poi nel campo anche della letteratura, ho letto alcune poesie di Ottavio Paz e mi è piaciuto di conoscere anche l'ambiente dove sono nate queste poesie. Certo, beh, d'altronde gli stereotipi esistono un po' per ogni paese, anche noi, no? Come sa benissimo, ne siamo stracolmi, all'estero ci vedono come italiani e tanti epiteti negativi che noi preferiamo non dire in questa circostanza, ma ai noi si tenta sempre di sminuire, no? Determinate realtà, a discapito della realtà stessa. Poi quando uno ha la fortuna di visitare i vari paesi del mondo si accorge di quante cose interessanti, di quanto valga la pena scoprire ed approfondire la conoscenza. E noi, Cristina, stavamo peraltro, mentre Tomas parlava, stavamo vedendo delle immagini particolari. Eh sì, no? Tomas, abbiamo beccato il filmato "Dov'è la mia birra?" Che ci dici, quando l'hai fatto questo filmato? Quando l'hai girato? Allora ci sono due film, cioè questo è un cortometraggio così un po' per scherzo che ho fatto a Roma con mio collega che adesso lavora nella Radio Vaticana, un ucraino, mio amico, e c'è questa passione per il cinema, per queste riprese, eccetera, eccetera, e ho fatto questo film. Ricalca poi c'è un altro film più profondo, mi sembra un po' anche difficile, un film psicologico un po' surrealista che si chiama Il Disagio, che anche si può trovare nel YouTube, vedere, sentire la musica, certo. E tutta la produzione, scenario, regia e anche la nostra produzione, cioè mia e Victor, così si chiama mio collega. Quindi insomma un'attività artistica a tutto campo, scrittore, regista, musicista, sub, di tutto. Non abbiamo detto ecco, il sub. Mi diceva Cristina anche di quest'altra passione. Quella per il mondo sommerso. Che siamo facendo parte dello stesso club. Dimmi il nome del club, sì. Tomas. Sì, il club sommozzatori di Rieti. Cioè, certamente la passione per l'acqua è una cosa, poi si può fare i documenti, tutto questo, ma più importante, il motivo più importante per me stare nel club è proprio la gente, cioè i ragazzi, gli uomini che incontro di là, è proprio una comunità bellissima che si nasce tra noi, una amicizia, semplicità, è quello che proprio costituisce anche il nostro umanesimo. Certo. Il club di Ettore Di Michele. Bene, abbiamo detto tutto praticamente, lo abbiamo reso riconoscibile questo club senza ombra di dubbio, e allora davvero un'attività importante, ma io torno un'altra volta sul libro che poi è l'argomento principe di questo nostro spazio, dovendo invece darci qualche ragguaglio sulla modalità di scrittura, perché noi chiediamo sempre ai nostri autori di dirci insomma come nasce la genesi di un libro, quanto dura, insomma, qual è la sua modalità di scrittura? Questo libro già ho scritto sulla base del mio dottorato di ricerca, ma scrivendo questo libro io non volevo che sarà soltanto un libro limitato dai termini teologici o psicologici o filosofici. Volevo che sarà per il pubblico in genere, cioè per ogni che prende questo libro trova qualcosa per sé, non sarà noioso. Certo. Qui è importante anche il linguaggio, che è usato un po' poetico, perché anche io scrivo i versi e volevo che sarà un po' adattato. Certamente che non si può omettere alcuni termini per approfondire questo tema così grande che è l'incontro. Certo. Cioè, su base della ricerca del dottorato che già ho fatto, ho finito laurea l'anno scorso al fine di maggio. E poi la casa editrice di Bologna mi ha offerto con un'analisi del testo, con poi anche la ricerca sua di stampare. Certo.
e noi oggi abbiamo la fortuna di leggerlo e di commentarlo, assolutamente. Ecco, Cristina ha messo di nuovo a favore di telecamera il libro per farlo vedere nuovamente a tutti i telespettatori. Tomasz, noi purtroppo siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, quindi io devo salutarla e ringraziarla per il suo intervento, per essersi raccontato così un po' a tutto campo. Abbiamo davvero abbracciato tutte quelle che sono le sue passioni. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. We'll be right back.